vedo le mie foto su dei cartelloni pubblicitari. Io non gli avevo dato il permesso. Ok, a me faremo il c***o. Ciao amici, benvenuti da Carletto e da Tony per un'altra puntata di Pagami. Oggi siamo qui con Luca per risolvere il problema. Praticamente io ho fatto delle foto con Ivan, gli ho fatto questa gentilezza perché comunque ci conosciamo da tempo, però a un certo punto io vedo le mie foto su dei cartelloni pubblicitari. Ovviamente io non gli avevo dato il permesso, però lui c'ha un negozio di vestiti. Allora mi ha dato dei vestiti comunque in regalo, diciamo così, ma lui non mi ha detto guarda le tue foto finiranno su, cioè non era stato pattuito niente. Allora tu hai detto che hai fatto queste foto con questo Ivan che non ti ha pagato ma ti ha regalato dei vestiti, quindi ha usato la tua immagine a tua insaputa. Esatto. Questo è reato vero e proprio. Allora, tu che cosa vorresti da Ivan? Ovviamente ormai il danno è fatto. Almeno 1000 euro. E noi adesso andiamo. Così. Tu guarda, allora, nasconditi, poi dopo ti manderò Tony a prenderti per risolvere questo problema. Dai. Dai. Ok. Dai. Grande ragazzi. Oh ragazzi, mi raccomando, seguitici e un bel pollice in su. Ciao. Quindi? Aspettiamo voi. Andiamo a vedere se riusciamo a beccare. Se non mi sbaglio, se non mi sbaglio è quello che stava giù. Mi sembra pure a me. Mi sembra. Ciao! Ciao! Ciao Ivan! Ivan, giusto? Ivan, sì. Io sono Carletto, lui è Tony, facciamo parte di un team di recupero crediti, dovremmo risolvere un problema. Quando sta piovendo, io dovrei scappare, ciao. No, facciamo. Perché non ne parliamo in un altro momento? Perché devo. Non possiamo. Ho un progetto programmato. Assolutamente, Ivan, però lo sappiamo. Mettetevi i panni nostri, stiamo a prendere acqua e cerchiamo di risolvere. Un appuntamento per questi giorni. Poi Ivan, facciamo la cortesia. Ma stavola, fa una cosa, sta piove. Stai qua, sappiamo che abbi qui. Facci esami. Ditemi prima cosa volete, perché non è che faccio la gente a capo così. No. C'è un problema con un ragazzo. Meglio che ne parliamo su. Che dici? Secondo me facciamo caso. Se veniamo a parlare su, almeno risolviamo il problema. Ditemi solo chi è, e saliamo, però. Per almeno mi inquadra la situazione. Non... Luca. Luca. Ah, ok, Luca. Luca. Mo che t'ho detto. Vabbè, saliamo giù. Andiamo, dai. Okay. Tanto penso che. Ce l'ho chiara la situazione, no? Ho capito chi è. Problema, perché ce l'ho benissimo in mente la situazione. Perfetto. No, vabbè, senza che se mettiamo su di parlare. Allora, stiamo qua perché Luca ha detto che avete fatto delle foto, tu gli hai regalato dei vestiti, lui però non voleva che tu pubblicassi queste foto e tu invece hai apprezzato Roma per un tuo evento. Allora, comunque il discorso è questo, che Luca è un bel ragazzo, l'ho utilizzato per fare delle fotografie, gli ho dato dei vestiti come regalo e mi è sembrato anzi molto entusiasta dell'idea di c***o, mi metto in mostra, ci metto la mia immagine, sui social ho iniziato a postare le foto che ho fatto, quindi ha pubblicato anche lui inizialmente, poi adesso non so se sono rimasto. Ma lui ha detto che non ti ha firmato nessuna liberatoria, tu che sei un professionista. Comunque non è questo il punto è che siccome è un ragazzo intenzionato a... Non pensavo di essere fastidio di fare sta cosa. Poi magari posso anche incontrarlo, non c'è problema. Boh, ci penso io. Vabbè, no, io però. Fammi una cosa veloce. Una cosa veloce? Sì. E almeno risolveremo. No. Io sono uno anche che non si c***a molto, però queste cose mi fanno molto male. Allora. No, poi la giornata di merda. Abbiamo incontrato. Dillo a me che da stamattina che prendo il soggetto comunque. Andiamo su, vabbè, tu hai detto tranquillo, che, però sai che c'è la legge, tu sei sicuro che ti ha firmato sta delibera. Come dico sempre, sta senza pensiero, che questo è il mezzo fatto. Non è un dettaglio. Lui era entusiasta. Lui dice comunque tu. No, ma lui ha detto che il lavoro che hai fatto è stato perfetto. Le cose, lui si è sentito, tra virgolette, violato dal pubblicare le sue foto per un tuo evento. Entra. Perfetto. Grande, come stai? Tutto a posto? No, cioè... Che è successo? Io non stavo... No, niente, però... Siete un attimo? Ho capito, no! Che c'è di male? Ti invito a casa, entra, no? Ok. Io non c'ho problemi a affrontarla questa storia. Ok, ma... Però siete con calma, non è sempre più agitato, perché non c'è bisogno, non sai come sono una persona. Ok, ma te pare che mi ritrovo sui cartelloni la faccia mia? Senti, allora, Luca, intanto siediti, perché ti posso dire, posso capire loro che è altro lavoro, siediti. Seconda cosa, ti voglio dire una cosa. Ma qual è il problema se ho postato le foto tue? Ma come vuoi? Aspetta un attimo, perché tu eri molto entusiasta quando io ho iniziato a farti le foto, i vestiti, ho regalato gli outfit, ho messo la prima foto sul sole, io non me la scordo quella foto, hai messo hashtag sono figo, tutte ste c***ate. Ma non mi ricordo se tu mi hai firmato una liberatoria oppure no. Non ho firmato niente! Ma tu ce l'hai sta liberatoria, la facci vedere un po'. Ma portata di mano, non ce la posso cercare nei cassetti, comunque appunto è che tu.
a me è veramente avessi voglia di fare sta cosa. Io ti ho messo queste pubblicità in giro per la città. Ok, ma dovresti essere felice, no? Ma chi quando ti ricapita? Ok, no, cioè, ragazzo, non manco sei capito. Ho capito, a me pagami. Cioè, quello di soldi per essere messo su. Sì, ma sai come funziona? Hai fatto una cosa in nascosto. Hai fatto una cosa di nascosto. Hai messo la mia faccia dappertutto. Allora, e non mi hai manco pagato, non mi hai fatto firmare niente. Cosa vuoi? Che vuoi? I soldi. Almeno... I soldi non te ne esco proprio minimamente dalla tasca, non ti tiro poi un c***o. Questo proprio è l'unico. Ho capito, ma almeno 1000 euro! 1000 euro? Ok, ma te ci avrai guardato, non lo so, 10.000 euro ha fatto tutta la campagna pubblicitaria. Ma vedete che è un pagliaccio, ma di che stiamo a parlare? Non so manco ma che cosa vuol dire? Ma che ti vergogno, prima fa le foto, fai tutti gli shooting, ti regali i vestiti, lui lo metti la foto sul social, poi a un certo punto prendi, okay, io, a me, casa mia, okay, tutti e due, ma che ma okay, cazzo, tu mi devi dei soldi, mi devi dei soldi. Dai, aspetta, ma che cazzo, ma se levate un attimo, no, perché? Allora io non ti attacco, se mi escludi ti faccio male proprio. Ok, sì, ma... leva le nozze. Già non è giornata, guarda che c'è la. Ok, però almeno i soldi me li dai. Poi ho detto una cosa, i soldi non li avrai mai, manco un sciocchettino. Questa è l'unica cosa sicura in questo mondo. Tu qua sotto va la fermata della metro che stanno le foto tue. Puoi far figo con tutti e muori i soldi. Ma che c***o vuol dire? Capisci bene che l'ho dato quasi per scontato che lui gli andasse bene, no? Cioè che c***o me frega a me di... Deve sì, mettere sui cartelloni pubblicitari, cioè non ce n'ho tanti come te, meglio di te anche, mo, non ti voglio dire. Okay. Nessuno. Ok, a me mi farei un cazzo! Che passare dalla parte del topo! Ti ho detto una cosa sola, che se tu mi studi ti faccio una cosa. Calma. Allora, io una cosa ti dico. Calma, mi devi e tu pure. No, io leggo perché non voglio farti mettere mezzi guai, non te tocco, non sei una bella donna, guarda. No, allora, ragazzi, comunque la soluzione bisogna trovarla, perché a livello legale tu stai in torto. Hai pubblicato comunque delle foto senza consenso, perché non c'è un documento scritto fino a mo. Se non ci fai dei documenti, quindi legalmente tu sei denunciabile. Mi sto dando fastidio questo. Senti, vattene intanto. No! Oh! No, devi dire. No, ma che cazzo vedete queste telecamere voi? Ma che voleva? Che cazzo siete? Levatevi dalle palle, no? Zitto. Noi veniamo come da lì. Stiamo dicendo che se va in mezzo un avvocato, io quando ci vai. Scusa, posso parlare in francese? Te fanno un c***o come una capanna, perché non c'hai un documento registrato. Lui non ti ha firmato niente, non puoi dimostrare che c'hai un documento, quindi mettetevi d'accordo. Anche tu, no, Luca, che vuoi di più? Una cifra simbolica, 700 euro. Non so se ne parla proprio. Ma una cosa. Prezzo forfettario così per le parti dal c***o, se le vanno anche questi dinghi davanti, come stanno stati, ma è una cosa proprio irrisoria, ti costa 300 euro massimo, ma di certo non ci spendo di più. Cioè, è più una cosa morale per me. Ci qua non è il fatto che non ho 1000 euro da dare a sto ram, il problema è proprio che io non gli rivolgo tasso, scemo. Cioè, perché per me è proprio il principio sbagliato, capito? Cioè, io ti faccio diventare popolare, ti sei fatto crescere follower su Instagram, quello, quell'altro, e ora mi viene a chiedere pure 1000 euro. Vabbè, Ivan, fammi sapere, tu parli di questione del principio, e il principio non è che sta dalla parte tua. Allora, tu gli hai fatto firmare un c***o, hai messo le fotografie di lui dappertutto, anche se lui vuole diventare popolare, c'è diventato. Che secondo me, ho capito, ma lui non voleva, hai guadagnato, gli dai sti soldi, vedi l'incontro e finisce sto problema. Se andiamo a casa, tu vai a fare i lavori tuoi, che te, tu vai a fare il lavoro tuo e noi se andiamo a casa a farsi la doccia che siamo stanchi morti, è da stamattina. Lo so. Allora, senti, se poi sti c***o. Ci do l'elemosina come quando vai in alla stazione, non c'è problema. Beh, così però è offensivo, offensivo. Ma tu stai torto, Ivan, ma da torto marcio. Stai torto, io lo dico che questo qui mette un avvocato. Ma che ne fa? Ma lo vedi? Ma guarda come sta, cioè, ma che può mettere l'avvocato? Non c'ha manco i soldi per pagarlo, sennò non stava qua. Ma guarda che ci stanno avvocati dei cooperative che non se ne vanno a dire. Ho capito, ma se vuoi vincere con me che io c'ho. Ma ho capito, ma te va te spendi invece di 700 euro, spendi 2000 euro per una cosa del genere? No, infatti no, cioè. Ma tu prima di fare le foto sapevi che era così sto ragazzo, cioè sto Ivan che c'aveva un stato, d'accordo, ma raga, ma mi pare che io sono un clown e mi metto a fare le foto a tutti, cioè mi sembra. No, perché l'atteggiamento sembra comunque aggressivo, capito? Era volenteroso lui, cioè mi è sembrato veramente volenteroso, cioè mi sembra un ragazzo voglioso di apparire. Tagliamo la testa al toro. Allora tu vuoi 700 euro, lui 700 ti dà, è giusto. Trovate d'accordo, perché qui se no mi mangio qualcuno che c'ho a fare, eh? 4,50 mi sembra onesto. 500. 500? Sei un uomo d'affari, sei un uomo ricco, dai, sta smacco a volare. 4,70.
Se la gioca poco, è un lì. 4 se... Dai, dai, dai. 4,70? 4,70? Ok, 4,70. Quindi, allora, te gli fai il bonifico, a lui, tu aspetti sti soldi, poi ognuno passa la vostra, noi se andiamo a casa, grazie, grazie per il disturbo, ok, ciao, 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 ciao. Basta. Basta. Ma questo disturbo lui non si deve far più vedere in questo. No, non si fa più vedere, tranquillo. Non si fa più vedere. Aspetto bonifico. Non so se hai capito la lezione di vita, Luca, tu sei giovane, devi capire. A Roma è pieno di stronzi, capito? Quindi prima di fare un lavoro, carta carta, villa dorme. Quindi a documentare la mano, nessuno può dire niente. Perché lei è un bravo ragazzo, si vede. No, che lui è un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo. Quell'altro era proprio uno Okay. Eppure stavolta a fatica abbiamo risolto il problema. È casino. Mi raccomando ragazzi, seguiteci per un'altra avventura sudosa e dolorosa di Pagami Stronza!